Benvenuti in consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Lotta agli incendi nei boschi. La Commissione Bilancio approva il progetto di legge che prevede lo stanziamento di 1.700.000 euro da destinare alla protezione civile. Soddisfatto il presidente Maurizio Di Nicola. Tamarete di Ortona, il consigliere Bracco denuncia una situazione ambientale delicata a causa della vicinanza di un impianto di lavorazione degli asfalti alle abitazioni. Per esaminare la situazione dei lavoratori della Salpa Rolli di Roseto, il consigliere Mercante chiede l'audizione delle organizzazioni sindacali in commissione attività produttive. Antonio Innaurato è stato nominato presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Prende il posto del neoassessore Lorenzo Berardinetti. Calere, deliberata la prosecuzione anche per il 2018 delle attività del gruppo di lavoro Natural Disaster, confermando nel ruolo di coordinatore il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Inoltre il gruppo scientifico è stato integrato con due nuovi componenti. Una presenza che può arrivare a 9.000 atleti con benefici economici formidabili per il settore del turismo, del commercio, della ricettività e la possibilità di avere a disposizione una vetrina internazionale per il capoluogo di regione. L'Aquila si candida a organizzare la 23esima edizione dei campionati mondiali master di atletica leggera, che si terranno dal 16 al 31 luglio 2022. Un'opportunità che è stata presentata in conferenza stampa al Palazzo dell'Emiciclo. All'incontro erano presenti anche il presidente Giuseppe Di Pangrazio, l'assessore Silvio Paolucci e l'assessore comunale Carla Mannetti. Il presidente della Commissione Territorio del Consiglio regionale, Pierpaolo Pietrucci, ha ringraziato gli artefici della candidatura, attorno a cui si è creata una promettente sinergia tra il mondo delle istituzioni e quello dello sport. È un'occasione straordinaria, sia in termini economici, sia in termini di divertimento e di vivacità. È un momento straordinario, può rappresentare anche per lo sport. Abbiamo grandi motivazioni per credere che questa candidatura possa andare a buon fine a settembre. L'Aquila si presta sempre più ad essere, a divenire punto di riferimento della cultura in Abruzzo, quindi città di cultura, città dello sport e città di montagna. Sono tre elementi identificatori di questo territorio e su questi voglio continuare a lavorare. I consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, Paolo Gatti ed Emilio Iampieri, hanno tenuto una conferenza stampa per esprimere la loro contrarietà rispetto alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci, fissata al 31 maggio prossimo, finalizzata alla costituzione dell'autorità regionale per la gestione integrata dei rifiuti. Al loro fianco una folta rappresentanza di primi cittadini dei comuni abruzzesi che hanno sottoscritto una nota con la quale chiedono il rinvio della seduta. Il 10 giugno si vota in diversi comuni della regione Abruzzo e credo che i rapporti di forza che ci sono oggi verranno sicuramente cambiati, ci sarà sicuramente una maggioranza diversa e non si può fare un'elezione di un CDA che rappresenta il ciclo integrato dei rifiuti, cioè quello che incide sulla tasca dei cittadini con la famosa tassa sui rifiuti, che incide sulla salute dei cittadini, che incide sull'intero ciclo dei rifiuti, farlo 10 giorni prima di una competizione elettorale. Il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato al convegno organizzato dall'Università degli Studi dell'Aquila sui domini collettivi ed usi civici. Nel suo intervento ha ricordato il lavoro che sta svolgendo il Consiglio regionale dell'Abruzzo, dove è in corso la discussione sul progetto di legge che riforma la materia. La Regione vuole dotarsi di uno strumento moderno che serva a dare autonomia a quegli enti che gestiscono, organizzano e promuovono l'uso delle terre civiche, ha spiegato Di Pangrazio. Tra i relatori dell'incontro c'era anche il presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Grossi.